Avin o la Pal o dell'Ariston al Pal o del Mei, ma per te è un ritorno. Per me è un ritorno perché quando ho cominciato a fare musica, uno dei primi passaggi dal vivo li ho fatti qua, quindi sono molto contento di essere tornato e poi c'è un'ambientazione molto, molto bella, particolare, sembra di stare su Marte, è tutto diverso dalle logiche solite che viviamo tutti i giorni, insomma, quindi c'è una realtà indipendente che spero possa fare strada sempre più possibile. Una cosiddetta edizione zero, ma cosa significa per te? Edizione zero? Sì. Ma in generale? No, di questo del Mei in particolare. Ah, beh, perché ma un rinizio, sicuramente un rinizio, quindi insomma, edizione zero vuol dire ricominciare, e penso che tutti siamo, non vediamo l'ora di ricominciare a suonare. Ti abbiamo visto due volte a Sanremo Giovani, quest'anno addirittura sei andato sul palco dell'Ariston, è memorabile il momento in cui Amadeus ha alzato il pallone quando sei entrato, che emozione hai provato in quel momento? L'emozione è bella forte, sì, sono salito col pallone perché il pezzo si chiama Gol, quindi mi sembrava insomma una bella idea, insomma, anche se la mia idea in realtà era che mi presentavano e poi inquadravano le scale e scendeva giù il pallone, però non l'hanno fatto fare, quindi... Però sono stato felice ed è una cosa che poi ti viene nel cuore sempre, no? Sempre. Beh, è stato divertente per chi ha visto quella scena. E che messaggio vuoi dare tu o la tua musica? Ma diciamo che quando scrivo non so mai quello che andrò a scrivere, quindi in realtà mi piace stupirmi da solo e non sapere mai quello che andrò a scrivere, quindi in realtà il messaggio, cioè certe canzoni spesso e volentieri anche riascoltandole una volta che l'ho finite non riesco bene a capire quale sia il messaggio, ma forse quello è il potere delle canzoni, che ognuno può diciamo prendere per sé un messaggio. E cos'è per te il Mei? Il Mei è una bella occasione per tanti artisti emergenti e non, cioè un'occasione anche per dimostrare che la musica può essere bella e importante anche all'interno di un discorso indipendente. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto e speriamo di rivederti ancora sul palco dell'Ariston, magari chi lo sa, con un altro pallone. Esatto, pieno dei palloni, speriamo. Grazie a te.